Cordiale buongiorno anche da parte mia a tutti quanti voi, ben trovati allora in diretta dal Salone degli Incanti Mitingardi Vercelli per andare ad iniziare l'asta 946. E state facendo benissimo, perché un lavoro così di De Pisis ai 15.000 euro, signori, è soltanto che da mettere in collezione. Pezzo unico di Cristo certificato dall'artista. È un acrilico su tela di juta del 1988. 15.000 euro, tutti d'accordo? Solo la base, 1-2. Opera di Le Parc che partiva con una base dei 10.000. 15.000 l'offerta minima da mandare per questo lavoro di Le Parc del 1990. L'opera di Tancredi. Al momento siamo ai 38.000 euro, la state vedendo, una splendida opera. Immagine 1953, è un olio su compensato 70 x 95 cm, è minata ai 39.000 euro per la prima, per la seconda e 39.000 euro al telefono. Complimenti. Per la terza è aggiudicata l'opera. Avete visto, cioè, l'anno nuovo è iniziato veramente molto bene. Stiamo parlando di un'opera di grandi dimensioni, perché è un 127x194. L'opera è dell'89, 1989. È una tecnica mista su due cartoni montati su tavola e poi incorniciati singolarmente. E 13.000 euro, solo la base, 1-2, 13.000 euro. Il 156 è l'opera di Cristo. Parte con una base d'asta dei 25.000 euro. Un altro lavoro di Filippo De Pisis, 1-2, 15.000. Un altro lavoro che sta creando tanto interesse ed è l'opera di Donald Bechler, 90x90. E la cosa importante, che è corredato anche di autentica dell'artista su foto, vado ad aggiudicare, se la gara è terminata, ai 22.000 euro per la prima, 22.000 euro per la seconda, 22.000 euro l'opera di Donald Bechler, 1-2. Per la terza, Gilardi, lotto 175, partiva con una base d'asta dei 5.000 euro, siamo attualmente all'offerta dei 6.500 euro. Altro lavoro interessante, signori, perché è di qualità, non è una nevicata, ma è di grande qualità anche quest'opera. Pannocchia sul greto il titolo, 6.500 euro per la seconda e 6.500 euro, 1-2. Per la terza e andiamo a vedere quest'altro capolavoro. Signori, io veramente lo ritengo un capolavoro. Guardate che qualità che ha quest'opera di Atanasio Soldati. Bella, veramente bella. Partiva con una base dei 25.000 euro, La piccola città il titolo, olio su tela di grandissima, grandissima qualità. Ai 30.000 euro per la prima, 30.000 euro per la seconda e 30.000 euro l'opera di Atanasio Soldati, 1-2, 30.000. Per la terza è aggiudicata, grazie. Questo lotto tanto atteso di Salvo. Al momento, signori, l'ultima offerta giunta è di 60.000 euro, come vedete sul teleschermo. Il titolo è La passeggiata, è un'opera del 1991 di Salvo, è un olio su tela 70x60, firmata, titolata e datata a retro. E 84.000 euro, gara terminata, l'opera di Salvo, 1-2, 84.000 euro. Per la terza è aggiudicata, complimenti, l'opera di Valerio Adami, che purtroppo al momento non avete ancora confermato. 1,30 m x 1 m, guardate la qualità, guardate la dimensione, è un'opera corredata. 40.000 euro confermati, grazie. Aggiudico ai 62.000 euro l'opera di Valerio Adami, per la prima, 62.000 euro al telefono, per la seconda e 62.000 euro, 1-2. L'opera di Valerio Adami, per la terza è aggiudicata, complimenti per l'aggiudicazione. Grafica, cioè le grandi opere vanno nei musei e lui è andato nel museo. Prima 28.000 euro per la seconda e 28.000 euro, uno veramente dei capolavori di Alberto Biasi, ci lascia 28.000 e 11.000 euro per la tela di Jenkins, 1-2. Per la terza è aggiudicata, grazie. Il numero 7 è l'opera
attualmente citata che abbiamo noi in asta. E questo è il catalogo della Biennale di Venezia del 66. Per la prima 42.000 euro, per la seconda e 42.000 euro l'opera di Emilio Scanavino ci lascia. Per la terza è aggiudicata Grazia. Stiamo parlando, signori, di un lavoro importante perché è un sicofoil del 1969 e 51.000 euro per il web 1-2 l'opera di Carlo Accardi. Per la terza, complimenti, veramente è aggiudicata. Sono acrilici, collage, ovatta, passamaneria e oggetti su tela ai 22.000 euro per la prima, 22.000 euro per il web per la seconda e 22.000 euro gara terminata, tutti d'accordo, 1-2. Un caro saluto per l'opera di Victor Vasarely, 20.000 euro per la seconda, alla base d'asta l'opera di Vasarely, 20.000 euro, 1-2, 20.000 euro. Per la terza, grazie, ci lascia. Allora, torna a piacere vedere questo risveglio mercato su tanti artisti, su tanti lotti c'è stata gara. Andiamo in asta con Lupers, grazie, 12.000, la base d'asta è confermata, un caro saluto per la seconda e 12.000 euro alla base, complimenti. Per la terza ci lascia, grazie, vi ringrazio perché l'asta è andata veramente la grande, adesso è andato anche l'Utriglio, è andato il Vasarely, è andata l'opera di Lupers, è andata l'opera di Karel Appel, quindi veramente avete preso i grandi nomi. Ma l'arte, cioè, è terapeutica, io lo dico sempre, l'arte è terapeutica, no? È piaciuto tanto e aveva fatto anche sorridere quando avevamo fatto, no, la terapia, no, di gruppo, non dico la terapia di gruppo, avevamo fatto la terapia, no, ci mettiamo davanti, dicevo, facciamo la terapia, no? Facciamo lo psicologo dell'arte. Che cosa ti dà questo? Cioè, ti appaga l'occhio. Capite?